Buonasera, finalmente oggi riusciamo a registrare con un po' di luce e quella che vedete è il massimo di luce che riusciamo ad ottenere e fondamentalmente è la prima giornata di sole. Oggi facciamo la nostra valutazione, recensione molto approssimativa, insomma, la nostra opinione su un posto dove siamo andati a mangiare per pranzo, come avete letto dal titolo. O come vedrete in sovraimpressione, comunque metteremo i nomi di tutti i posti perché quelli un po' italiani si capiscono, ma gli altri magari è meglio che diamo due indicazioni un po' più specifiche. Siamo andati da 10 grams, 10 grammi, esatto, 10 grammi, 10 grammi riferiti al tartufo nero, perché mettono 10 grammi di tartufo nero di Norcia in ogni piatto, in ogni piatto che loro preparano, ne preparano davvero di squisiti. C'è ad esempio la polenta con fonduta di gorgonzola e tartufo, ci sono i crostini, c'è addirittura la cheesecake al tartufo, qualsiasi cosa. Ci sono anche altri piatti senza tartufo, sì, per chi magari accompagna qualcuno che mangia il tartufo e oppure per chi ci entra e non vuole, e non vuole mangiare il tartufo. Fondamentalmente è un fast food, quindi l'idea di base è quella del fast food, quindi entrare e mangiare molto rapidamente. Le porzioni non sono esagerate, ma sono comunque più che sufficienti. E poi tra le varie cose c'è l'idea del menu fisso. Sì, quindi oltre al menu alla carta, che comunque è disponibile sempre, dovrebbe essere disponibile sia a pranzo che a cena, se non sbaglio. Mentre il menu fisso è solamente a pranzo. A pranzo c'è il menu fisso a 15 euro, che potrebbe variare, noi non lo sappiamo questo, ovviamente, però noi in due giorni, cioè tra ieri e oggi, abbiamo visto sempre lo stesso ed è 15 euro con una bevanda, noi abbiamo non alcolica, noi abbiamo preso una bottiglietta d'acqua. A testa, sì. Poi caffè. Il caffè se volete, sì. Fettuccine con il tartufo e tortino di patate con tartufo. Sì, noi a questo menu base abbiamo aggiunto una porzione di patatine fritte, sì. Ah, sì. perché venivano servite con una tre salse, una salsa al ketchup fatto in casa al tartufo, una casa. Salsa fatto da loro. Sì, fatto in casa in tesoro, fatto in casa da loro, homemade. Okay. Maionese al tartufo e crema di cipolle caramellate al tartufo. Anche quella fatta in casa, quindi, ed erano davvero tutte e tre ottime. Io non amo le cipolle, ma quella cremina ci stava bene. La migliore è il ketchup, quindi se ci andate e amate il ketchup e volete magari provare le altre, nel caso fatemi mettere due ketchup perché sono davvero, è davvero ottimo. Secondo me era quello che ci stava meglio. Quindi... partiamo con la prima cosa che valutiamo, ovvero la location. Sì, allora la location, siamo nel centro di Milano, praticamente davanti alla metro della Moscova. Sì. Quindi quartiere Milano Bene. Mm-hmm. Sì, si sta molto bene lì. Sì. È completamente centrale, sembra di stare tranquillamente a Londra in una delle vie laterali di Piccadilly Circus, nel senso è pieno è di negozi, c'è un sacco di gente che gira, i locali sono tutti molto carini, piccoli, perché non ci sono dei localoni, è un po' tipo Parma, non trovi il locale però, enorme, però molto ben curati. Sì. E infatti questo è quello che è all'interno. Dall'esterno si nota e non si nota, nel senso che nel grigiore della zona un po' si perde, ma obiettivamente tutti quanti, a meno che non abbiano un'insegna azzurra, si tendono a perdersi. Sì, quindi fondamentalmente più che sì. Nella norma. Questo attira perché ha delle piante fuori e hanno il come si chiama? Quella specie di lavagnetta di legno fuori, poggiata a metà del marciapiede, in modo che riuscite a essere attirati. Che anche se siete noi l'abbiamo visto ieri sera, che siete delle persone tristi, che camminate guardando in basso, abbraccia incrociate, così vi capita di vedere obbligatoriamente il menu del giorno, quindi non c'è scampo. Quindi davvero davvero ben fa bene. Poi l'interno minimal, essenziale, una specie di grezzo fatto apposta. Quindi con il tavolo alto di legno che non sembra essere stato trattato troppo. In realtà lo è. Gli sgabelli di ferro battuto, lavagne. Qualche piccolo dettaglio, tipo una bilancia di quella a mo' di lampadario. Quindi ecco, l'interno è molto carino ed è molto essenziale perché, come abbiamo detto all'inizio, l'idea è quella di un fast food. Quindi non ci sono dei tavoli
proprio comodi, dove ti siedi e stai per ore e ore, sì, e ore. Diciamo che infatti con i vassoietti uno di fronte all'altro non ci si sta proprio bene, però si mangia tranquillamente, si mangia, non è che si sta scomodi. Infatti. Si mangia tranquillamente, considerando che il tempo di permanenza massimo, secondo me, è una mezz'oretta se sì, si chiacchiera. Sì, esattamente. Quindi la location, direi che la location è 8. Per me è un bell'8, sì, assolutamente. Quindi 8 ed è super approvata anche, vabbè. Sì, no, stavo dicendo, magari i bambini su quei tavoli, quegli sgabelli sono un pochino... Sì, vabbè, ma non è un locale concepito per i bambini. No, intendo, una famiglia magari entra, sì, sono in tanti, ci si sta in quattro, sì, sì, più sì, o meno, sì, non di più. Però, insomma, escluso quello, ci sono 3 tavoli, quindi è abbastanza piccolino, sì, non sì, andate sì, in comitiva di 18, perché sennò è un casino. Sì, 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 esatto. Però, insomma, se volete passarci per fare un aperitivo, ecco, una cosa che non abbiamo detto del locale, che poi potremmo... inseriamola nel menù. Seconda categoria, menù. Sì. Per quanto riguarda il menù, le offerte sono la carta, quindi potete scegliere tra quello che un pochino vi abbiamo detto, compresa l'offerta non preoccupata. Che sono 10-15 piatti, quindi... Totali. Esatto, totali. No, se no sembrava che ce n'erano 10-15 non tartufati, ce ne sono 2 non tartufati. Sì, tipo, sì, sì, 3. Giusto per offrire qualcosa anche a loro, 2 o 3. E poi allora, tutto il resto è tartufato. Per quanto riguarda il menù fisso, c'è il menù fisso a pranzo 15 euro e l'aperitivo 10 euro. L'aperitivo comprende le patatine fritte con le salse di cui vi abbiamo parlato prima, il drink, che non so che cosa sia, però sarà il solito, sarà un uno aperitivo, spritz, uno spritz, un aperitivo, esatto, e il tagliere di salumi. Oh sì. Il tagliere di salumi, questo a 10 euro. Per quanto riguarda invece il menù fisso del pranzo, sono 15 euro e in questi giorni erano, ma... dalle foto che si leggono, si vedono un po' su internet, più o meno secondo me è sempre quello, sono i tagliolini, erano? Tagliolini al tartufo, tagliolini al tartufo e tortino di patate. Tortino di patate e acqua, bevanda. Acqua più, caffè. Cioè o bevanda caffè. Più caffè, sì. No, tutti e due, perché noi non ce l'hanno chiesto il caffè. Ah, vabbè. Forse potevi scegliere se volevi l'acqua, se volevi anche il caffè. Boh. Comunque, vabbè, più o meno, ragazzi, questa era la situazione. Un ottimo prezzo, perché si mangia bene, ci si riesce a sfamare, quindi per quanto riguarda il menù, ecco, l'unica cosa, mi sarebbe piaciuto un menù da leggere, non soltanto esposto, perché praticamente entrando voi vi ritrovate sulla sinistra questi tavolini, sulla destra il ragazzo che cucina e che appunto poi vi dà il vostro vassoio e ve lo prendete voi, tutto molto veloce, il servizio molto carino, eccetera, però diciamo che il menù è soltanto scritto a parete. Quindi ecco, questa è una cosa che magari se uno non ci vede troppo bene deve mettersi food, a fare, però è un fast food, quindi ci sta. Quindi voto? Quindi il menù secondo me è voto 9, a me è piaciuto davvero tanto. La pasta era fresca, non credo che la producano loro, non ne sono sicura, però oggi è entrata una signora e gli ha portato un vassoio, quindi può essere che si riforniscano perché è pieno sì, di panifici, pastifici, quindi ci sta che si riforniscano lì vicino. Sì, è vero. Quindi assolutamente approvato, il tartufo era in ottima quantità, nel senso che era giusto, super fine, quindi non dava fastidio e tutto il resto. Buono, buono, buono. Piatti caldi, piatti veloci, a posto, ci è piaciuto davvero davvero tanto, sì. Quindi non credete troppo alle recensioni negative su internet, perché a noi avevano un attimino lasciato lì tipo oh mio Dio, non è che allora è proprio magari fatto male, invece no, è fatto davvero davvero bene e ci è piaciuto tanto. L'aperitivo non l'abbiamo provato, però insomma confidiamo sul fatto che questo tagliere di salumi possa non deludervi. Terza, ah no, voto? Leggere 9. A posto, 9, confermato 9. Terza categoria, il servizio. Allora, è un fast food, quindi è come andare al McDonald's. Non c'è, sì, veramente, non c'è un vero e proprio servizio che ti porta al tavolo le cose, un concierge, qualcuno che ti consiglia il piatto del giorno. Tu vai lì, semplicemente, ordini, paghi, ti danno il tuo vassoio, ti ci mettono sopra la roba quando è pronto, ti chiamano, te lo porti al tavolo, mangi, butti nella cosa della raccolta differenziata e rimetti il vassoio al suo posto. Molto semplice. È una tipologia di servizio che a me ad esempio piace molto, cioè a me non dà noia, esatto, ad esempio di fatto il servizio sarebbe inesistente, cioè in teoria il servizio sarebbe inesistente, di fatto i ragazzi sono molto disponibili, ti danno dei consigli e se hai dei dubbi aiutano anche magari nella scelta. A noi per esempio appena siamo entrati di lì ci hanno spiegato come funzionava, che non erano tenuti a farlo, però ecco. E poi, cos'altro sul servizio? E basta, a me è piaciuto molto, cioè, insomma, i ragazzi sono stati bravi. Ah, ecco, sì. E poi, cose che possono succedere quando magari ci sono variazioni nel menù,
Nel menu c'era scritto che le salse per le patatine fritte erano due, maionese al tartufo e ketchup al tartufo. Il ragazzo alla cassa ci ha detto che volendo era disponibile un'altra salsa, ovvero quella che ha detto prima Dani, la salsa alle cipolle, alle cipolle caramellate e tartufo. Torna al sole! Quindi ecco, nonostante teoricamente dovrebbe essere inesistente, in realtà è molto presente, quindi anche qui io gli darei un voto bello alto, un bel 9. Un bel 9, sì, assolutamente. Sì. Anche perché sono stati molto simpatici, carini, e sono fatte anche due risate mentre stavamo uscendo, quindi insomma, tutto a posto. Sì. Per quanto riguarda l'ultima categoria, il costo ve l'abbiamo un attimino, il conto ve l'abbiamo già un attimino più o meno detto. Il menù del giorno è molto molto conveniente perché costa 15 euro. Prendere separati... In teoria con 15 euro fai venire fuori solamente un piatto. Un piatto più la bibita, diciamo. Sì, esatto. Perché i piatti andavano dagli 8... Dai 5 delle patatine, dai sì. 5 euro delle patatine ai 12 euro di un primo, ad esempio. Esatto, dei tagliolini. Che magari sono in quantità maggiori, non lo sappiamo, ma sinceramente non sono necessarie quantità maggiori. Quindi diciamo se vi che... fermate, non fatevi magari trarre in inganno dal... Ma scusami, perché io l'ho pensato, se lo stesso piatto preso da solo mi costa così tanto, perché nel menù mi costa... lo stessa cifra prendere tre cose, due cose, e quindi mi sono chiesta magari la quantità è molto molto piccola, in realtà la quantità era perfetta. In realtà me. Essendo che sono circa 70 grammi di pasta più un tortino di patate da quasi 100 grammi, sì, ci stava bene. Il tanto di carboidrato uno lo fa molto velocemente, quindi diciamo che come pranzo carboidratoso ci sta più grande. Sì, poi se vuoi la carne o ti prendi un menù a parte, ma poi se fate come così, noi aggiungete che ne so, 20 una euro. Porzione di patatine per aumentare i carboidrati, insomma. Esatto, spendi circa 20 euro, però stai già prendendo prima un secondo, che per spendere 20-25 euro in centro a Milano stai comunque spendendo molto 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 poco. E poi comunque è un fast food, ma non è il McDonald's, cioè esatto. Che ti mangeresti sì. Anche gli Happy Meal dei bambini passeggianti lì attorno a te. Perché il concept è quello del fast food. Però anche solo se il la concept qualità, è quello esatto. Del fast food, per il resto è la qualità è da ristorantino, dai. Non eccelso, non c'era tartufo bianco, servito, sì. Tagliato al tavolo. Però comunque tartufo nero di Norcia. Buono. Sì. L'unica cosa non si paga il servizio, quindi esatto. Stai risparmiando quei 4-5 euro. Diciamo che se cercate una cosa per spendere sulla trentina d'euro in due, questo è il posto perfetto. Esatto. Centrale, a pranzo. A cena però in realtà, prendendo ad esempio due primi e magari un secondo, beh, spendere quei 40 euro più la bibita, cioè comunque... Sì, però ecco, diventa già un pochino più caro e uno magari lì gli venga a dire... A questo punto magari scelgo un ristorante e stai comunque solo mangiando un tartufo. Però esatto. Quindi assolutamente promosso anche il conto, è andata bene, ci è piaciuto, esatto. Consigliatissimo il posto. Voto? Voto direi Quanto? Un 8,5 per il conto. 8,5. Perché comunque si trovano posti dove a 15 euro mangi anche il ristorante servito. Certo. Questo è il concept del fast food, diciamo che secondo me al pranzo poteva starci anche sui 10 euro. Sì. Beh, fai conto sempre. Però il tartufo, ecco, stai mangiando il tartufo. Quindi insomma 8,5 dai, 8,5. Sì, 8,5, anche perché di solito quando vai a mangiare tartufo in ristorante è peggio che mangiare pesce. Sì, lo vai sogni anche... il tartufo, in realtà spegni è tipo anche... la salsa esatto. Tartufata dell'MD. No, stavo scherzando, ci sono dei posti dove si mangia davvero bene tartufo e qui a Milano ne avevamo visti, nel senso che sì. Cercando posti di tartufo ce ne sono tanti. Però insomma, noi l'idea di spendere magari 50 euro a testa per mangiare bene il tartufo fa niente, non lasciamo lì. Va bene così, 15 euro, un pranzo dignitoso, sì. Ci è piaciuto e ve lo consigliamo. Decisamente sì. Quindi fateci sapere se scegliete di andarci, se ci andate, se ci siete già andati, se conoscete qualcuno che ci è andato, se siete i proprietari, fateci sapere qualsiasi cosa. Noi accettiamo tartufi a domicilio, nessun problema. Accettiamo collaborazioni con i tartufi. Sì, proprio. Sì, sì, anche se ce li mandate tipo in busta, pacco sì, cellere, sì, una cosa sì, semplice, sì. Anche con le poste. Veniamo anche a prenderli. No sì. Escluso questo serie di baggianate finali che sono date dalla nostra stanchezza, direi che chiudiamo qui questa recensione, speriamo che vi sia stata utile, che vi abbia aiutato magari a scegliere e vi mandiamo un bacione grandissimo e mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così resterete aggiornati sui nuovi video, sono YouTube, ci censura, non fa vedere più niente a nessuno e ci vediamo con il prossimo video, ciao!